Ciao a tutti ragazzi, sono Spiccicale e benvenuti nel mio nuovo video. Allora, annuncio subito, scusate se ogni tanto vedete il computer fare così, ma è letteralmente impilato su dei manga, perché sennò non raggiunge l'altezza che serve a me. Comunque, come potete leggere dal titolo qui sopra, oggi sono qua per rispondere a un video tag che ho visto da Marika, cioè Miss Aokiji, che saluto. Ciao Marika, è troppo patatoso il tuo Timmy, niente da fare, è veramente bellissimo. E appunto, come avrete capito dal titolo, sono qua per rispondere a questo video tag dove si parla del proprio animale domestico. Allora, preannuncio, io ho in totale una ventina di gatti, non sto neanche qua a elencarveli tutti, quindi, però ho pensato di parlare nel video di colui che in realtà è il padrone di casa, il gatto a cui, allora, io sono affezionata a tutti quanti i miei gatti, però fra tutti ce n'è uno che, diciamo, prediligo rispetto agli altri, sia per appunto affettivamente, insomma, che in qualsiasi modo possibile immaginabile sta un gradino sopra gli altri, e sto parlando di lui. Oggi lo vedete non nella sua forma migliore, perché questo somarone una settimana fa è riuscito a farsi mordere in testa da un altro gatto, quindi c'ha l'imbuto e non, la cosa non gli garba molto. Infatti vedete, ha la faccia un po' incavolata. Saluta. Ciao! Fatti vedere, giù. Guarda. Non gli piace molto essere al centro dell'attenzione. Comunque, come alcuni di voi sapranno, l'avete visto in qualche video, lui è... Dai, non è proprio dell'idea. Lui è Pallino. Lui è Pallino, il mio ciccione di casa, il padrone di casa. Lui è il padrone di casa. Lui vive in casa, a parte di tanto che se la scappa fuori ad attaccar briga con altri gatti. E vabbè, allora appunto, dicevo, sono 10 domande e direi subito di iniziare, così che il video non venga troppo veloce. Aspetta solo 2 minuti, Pallino, dai, 2 minutini e poi ti lascio andare. Allora appunto, le domande sono 10, scusate, ce l'ho qua sull'iPhone. Allora, domanda numero 1: come si chiama? Vabbè, già l'ho ripetuto, lui si chiama Pallino. Che animale è, di che razza? Allora, come tutti vedete, ha 2 orecchie a punta, i baffi, la coda, la panza bianca, e comunque è un gatto e di razza europea, quindi non è un gatto di razza, ma è uno di quei gatti che nascono selvaticamente in giro, è nato a casa mia, però comunque è nato come gatto selvatico, è di razza europea, non ha una razza specifica. Domanda numero 3: da quanto tempo ce l'hai? Allora, questa bestiaccia che continua a brontolare, questa bestiaccia ha esattamente 5 anni. Sì, ha 5 anni, va per i 6 anni. Questo somarone è nato il giorno della festa della mamma, non me lo scorderò mai, è nato il giorno della festa della mamma dalla mia amata micciona tutta pelosa, che lei è la vecchiona di turno, lei è la gatta più vecchia che ho, e esattamente nel 2000 e sono 6 anni, quindi siamo nel 2012, esattamente nel 2006. Nato nel 2006, stavo alle superiori e quindi è nato questo micione. Io da sempre vivo in mezzo ai gatti, da sempre ho avuto gatti, diciamo, che ho almeno un gatto che stava un gradino sopra tutti, non so perché, perché mi ci affezionavo molto di più che a tutti gli altri, e di tutti questi gatti, purtroppo, avendone tanti, ci sono molte distrazioni, molti mi sono finiti sotto una macchina sulla strada, oppure sparivano nel nulla. Comunque, abitando in aperta campagna, la gente passa, dice, ma sì, qua ci sono tanti gatti, non se ne accorgono. Invece, credetemi che io me ne accorgo quando mi sparisce improvvisamente un gatto. E appunto, questo vecchione, vecchione, no, non è vero, ok, vai. Questa bestiaccia, infatti, si sta muovendo allegramente per il letto, vabbè, salito sulla finestra. Questa bestiaccia ha 5 anni, 6 anni, scusate, ha fatto 6 anni quest'anno, a maggio. È nato, mi ricordo, il giorno della festa della mamma, però non mi ricordo esattamente che giorno era, nel 2006. E appunto, sono affezionatissima a lui, è da sempre l'animale di casa. Poi, domanda numero 4, come l'hai avuto? Appunto, è uno dei tanti gatti che nascono qua a casa mia. All'epoca era nato come uno dei tanti gatti a cui io ero affezionata, che coccolavo, eccetera, eccetera.
Però ha avuto un po' di problemi questo micio, diciamo che ha passato tanti brutti momenti che lo ha fatto diventare il gatto viziato, coccolato, casalingo che è adesso. Quindi comunque non mi è stato regalato, non, è nato proprio qui a casa mia da una delle mie tante gatte, anzi dalla gatta che è la più vecchia di tutte, anzi la più vecchia di tutti i gatti che ho. La mia amata micciona pelosa che si chiama Nerina, perché è tutta nera, però c'è tutto il pelo lungo. Poi, domanda numero 6. Racconta qualche sua stranezza. Allora, di stranezze questo gatto ne ha tantissime. Come avrete notato, forse vedendolo, ha un occhio solo. Magari non la direi stranezza. Purtroppo, come ho detto, ha avuto un po' di problemi questo gatto. A parte beh, stranezza, beh, ne ha tantissime. Ogni tanto, quando è in casa, un secondo prima dorme, un secondo dopo te lo vedi correre avanti e indietro, su e giù per le scale, così. Ha qualche schizzo assurdo ogni tanto. Oppure, 2 secondi prima non lo vedi, 2 secondi dopo non lo vedi, poi 3 secondi dopo te lo trovi attaccato alla gamba, che amorevolmente ti graffia, ti morde, si attacca e non si vuole staccare, però fa un male assurdo. È viziatissimo, non, è veramente viziato, ovviamente mea culpa, io l'ho viziato e quindi non posso farci niente, devo tenermelo così. Lui è viziato in tutto, viziato nel mangiare, viziato come coccole e tutto quanto mangiare. Agli altri amici, anzi dovrei anche andargliela a fare, poverini, avranno sicuramente fame. Gli altri amici mangiano la zuppa, diciamo così, che gli faccio con rimasugli di quello che rimane a noi, facendogli un po', faccio il brodo tutti i giorni, gli metto il pane, gli metto i rimasugli di carne, i rimasugli delle ossa del pollo, tutte queste cose qui. Quindi comunque mangiano bene. Però lui è sofisticato, lui è sofistico, lui mangia le scatolette, lui mangia i croccantini, fortunatamente non ha preferenze su determinate marche, quello che gli do lo mangia, però purché siano scatolette o croccantini, oppure mangia le Simmental, ecco, anche le Simmental gli piacciono, devo essere sincera, vabbè, il pesce, quello penso che piaccia a tutti i gatti, anche se comunque viziato con le scatolette croccantine, ogni tanto un po' di pesce lo mangia. Gli piacciono le patate lesse, non so perché, una volta stavo pelando le patate dopo che le avevo cotte, mi era caduto un pezzo, si è mangiato un pezzo di patata lessa, scondita, proprio neanche salata, se l'è mangiata, e gli è piaciuta, ha dovuto dargliene un'altra, poi ho detto, va bene, pallino, stranezza di questo gatto. Un'altra stranezza, vediamo. Ah, beh, sì, lui è castrato perché comunque, come ribadisco, ha vari problemi. Ha l'HIV dei gatti, ha rischiato di finirmi all'altro mondo per 2 o 3 volte per colpa di un gatto che girava qui e picchiava tutti i miei gatti. Il gatto selvatico picchiava tutti i miei gatti e lui è quello che ne risente di più in quanto gli ha portato via con un morso mezzo gluteo e la coda era praticamente quasi tutta staccata. E per questo appunto gli ha attaccato l'HIV, cosa che per colpa sua con una congiuntivite ha perso l'occhio, infatti come avete notato ha un occhio solo, e quindi per ogni minima cosa devo correre dalla veterinaria, infatti anche per un minimo graffio, un minimo morso, tac, imbuto, tac, antibiotico e qualsiasi cosa, infatti ha iniziato la cura sabato scorso, adesso martedì dovremo tirare via tutto, poverino non ne può più, infatti quello è stato l'altro giorno, mi è scappato fuori di casa perché quando è messo così cerco di tenerlo un po' più controllato, quindi cerco di farlo uscire un po' meno del solito, eccetera, eccetera, e il signorino mi è scappato, non so come, se lo sia riuscito a togliere, mi sono trovata all'imbuto, abbandonato nel giardino di casa, il gatto che vagava, tornato a casa, si era staccato il punto che la veterinaria aveva messo. Adesso il punto non ce l'ha più, però fortunatamente la ferita si è chiusa bene. Quello è l'importante. Eh sì, devo stare molto attenta con questo gatto perché ribadisco, ciao! È lì che si è appallottolato sulla finestra, ve lo faccio vedere. Ciao! Che è lì che guarda fuori sulla finestra della camera. Infatti, guardate qua, se vedete muovere perché è pilonato su Manga e su Ichikyu Hachiyon di Murakami Haruhi. Vediamo se riesco a far cadere tutto. Pende. Ok, non pende più. E appunto devo stare a 350.000 occhi con questo gatto, ogni minima cosa, ogni minimo verso, perché quando si sente in pericolo per una colpa di un altro gatto ha il vizio di urlare, perché sa che io sentendo l'urlare corro da lui e quindi lo salvo. È allucinante questo gatto. Però vabbè, ha tanti vizi, tante stranezze, appunto la stranezza più grande è quella del
dello sparire all'improvviso e poi ritrovartela attaccata alle gambe, che è una cudiola, devo dire. Poi, domanda numero 7. Cosa significa per te il rapporto con lui lei? Oh, beh, io lo dirò da sempre. Io non ce la farei a stare senza di lui. Lui è il mio micio, lui è sempre stato con me per 6 anni. Io sono affezionatissima a tutti i miei gatti. Io, a me scompare un gatto, io piango. Io veramente sono affezionatissima a tutti. Ma lui in particolare, appunto per queste esperienze che ha vissuto, che comunque l'hanno segnato e hanno segnato anche me, perché mi hanno fatto provare tutte queste emozioni della perdita del mio micio preferito, la perdita di tutto. Lui, dopo che era stato morso, è tornato a casa dopo 4 giorni, praticamente mezzo morto. Ha avuto il coraggio di tornare a casa e io da lì ho capito quanto lui ci tenga a me. È tornato a casa con massacrato, era uno scheletro, erano 4 giorni che non mangiava, non beveva ed era estate. Ed è tornato a casa con questo buco nel sedere, si può dire così, questo buco nel gluteo con la coda a penzoloni. Io, se fossi stata in lui, conoscendo comunque il carattere dei gatti, che quando vedono che stanno per morire si vanno a nascondere. Io vedendo questo gesto ho capito quanto comunque lui mi voglia bene e io da lì ho capito quanto io voglio bene a lui. Io ogni minima cosa lo porto dalla veterinaria, io ci tengo, io non lo vedo tornare per una mezza giornata e inizio a cercarlo in lungo e largo e tutto intorno a casa mia, perché sapendo quello che ha ho paura proprio di non rivederlo più, perché purtroppo un gatto con l'HIV, a parte che vive meno di un gatto normale. E poi con tutti questi gatti selvatici che girano anche intorno a casa mia, ho paura che me lo uccidano. Io ho una vita senza di lui, non riesco a cioè, ho provato a immaginarmela, ma mi viene male solo al pensiero. E il rapporto che ho con lui è fantastico, qualsiasi cosa, lui è sempre con me. A letto, dorme sempre assieme a me. Dove vado io me lo ritrovo. Il mio bambinone, il mio ciccione a cui non posso rinunciare per nessun motivo al mondo. Io ho già detto a mia madre quando me ne andrò via di qua, se riuscirò ad andarmene via di qua, la prima cosa che farò sarà assolutamente portarmi via Pallino. Lei non vuole, lei lo vuole tenere qua, non mi interessa, io una vita senza di lui non riesco a viverla. Io ho bisogno del mio ciccione sempre e comunque assieme a me. Il rapporto che ci lega è troppo bello, io non... Mi sento come la sua mamma, la sua seconda mamma, perché alla fine io gli faccio da mamma e mi sento troppo legata a lui, non ce la farei a rimanere senza Pallino. Pallino fa parte della mia vita e io penso di far parte della sua, soprattutto dopo aver visto questo gesto che lui ha. Questo gesto che lui mi ha rivolto quando è tornato a casa mezzo morto, nonostante fossero 4 giorni che non veniva a casa ed è arrivato praticamente appunto, ribadisco, mezzo morto con un buco nel gluteo. E questo io veramente è stato un gesto che mi ha fatto capire quanto comunque lui ci tenga a me e mi voglia bene. E penso che lo farebbe tante altre volte, perché comunque anche io ci tengo tantissimo a lui e glielo dimostro in tutti i modi. In tutti i modi. Poi, ottava domanda, quali sono i momenti più belli con lui, lei? Beh, quando lui è insieme a me, per me sono tutti momenti belli. Io con lui ci parlo, io con lui ci gioco, io mi faccio smordicchiare, infatti guardate qua le mani, tutte le braccia tutte rovinate, vabbè, questo è un livido che non so come mi sono fatta. Però, cioè, io tutte le volte che sono assieme a lui, per me sono momenti belli. Per me i momenti brutti sono quando lui non c'è, quando lui non torna per una giornata, una mezza giornata. Io già lì mi preoccupo, io già lì inizio ad agitarmi, inizio a pensare, inizio a pensare il peggio, perché appunto sapendo com'è ridotto e com'è la questione qua, come gira la questione gatti selvatici qua a casa mia, io ho paura, io sono tranquilla, io vivo momenti sereni tutte le volte che lui è assieme a me, mentre studio, che si mette lungo disteso sulla tastiera del computer, sui fogli che devo leggere, che si mette lungo disteso sulla tavola, oppure sulle mie gambe mentre io studio, mentre io leggo, che si struscia quando faccio da mangiare perché vuole mangiare anche lui, quando miagola perché vuole la scatoletta, perché vuole i croccantini, quando miagola solo così perché deve miagolare. Qualsiasi cosa di lui per me è un momento felice. Quando lui è con me io sono felice e penso che quello sia la cosa importante. E appunto per questo spero veramente che non mi lasci così presto, non mi lasci tanto presto come purtroppo può accadere sapendo che ha l'HIV e quindi è un gatto che
anche se curato nel migliore dei modi, comunque tenuto bene, eccetera, eccetera, rischia di vivere meno, anni meno rispetto a un gatto normale. Poi, domanda numero 9. Che soprannomi ha? Non ne ha tantissimi. Lui è il mio ciccione, il mio somarone, il mio rincoglionito, perché è rincoglionito, il mio attaccabrighe, perché è un attaccabrighe, però poi scappa perché c'ha sempre paura lui. Il mio somarone, il mio salsiccione, chiamatelo come volete, ha tantissimi nomi, però sa di chiamarsi Pallino. O ciccione, più ciccione, mi sento che dico ciccio, lui viene, mi guarda e miagola. Pallino mi guarda però non viene, quindi lui pensa, è abituato a sentirsi chiamare ciccione, sa che il suo nome è Pallino perché comunque è Pallino, lo sa, perché da sempre si chiama Pallino, però più che altro gli piace essere chiamato ciccione, perché effettivamente sono 4 kg, sono praticamente sono 5 kg di gatto e si sentono tutti, e quindi penso che sia il soprannome che piace anche a lui perché sa di esserlo, diciamo così. E poi, quali sono le parole che riconosce? Beh, io con lui ci parlo, ci faccio lunghe chiacchierate. Quando gli dico Ciccio, vieni a mangiare la pappa, c'è la scatoletta, tac, arriva di corsa. Penso che la parola scatoletta lo faccia scattare, oppure la parola croccantini, il cibo in generale, da quello che ho capito. Quando gli dico Pallino, dai che andiamo dalla Giulia, che è la veterinaria, lì diventa un attimo restio sulle sue e scappa, perché sa che quando dico la parola Giulia vuol dire che devo portarla dalla veterinaria e la cosa non gli aggrada granché. Oppure gli dico Ciccio, dai, vieni in casa che devo andare via e non c'è nessuno che ti può stare dietro. Lui arriva, entra in casa, si inizia a rotolare per terra perché vuole che gli gratto la panza, il suo rotolone, tutto ciu, 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 ciu. E insomma, in particolare appunto sì, lui secondo me capisce tutto quello che gli si dice, perché si dice che comunque alcune persone dicono che gli animali non capiscono, comunque non sono persone, non è vero. Gli animali capiscono tutto, gli animali sono come le persone, anche se non sono persone, sono come le persone. Se tu le tratti come persone, loro sono come persone, capiscono quello che dici, capiscono come ti rivolgi a loro e capiscono se tu in realtà gli vuoi bene o gli vuoi male. E in base a questo poi loro si comportano di conseguenza. Quando dicono anche, parlo di animali in generale, non dicono anche che, ah sì, perché un cane ha assalito un bambino mentre passeggiava per la strada. Ok, però il padrone come lo ha addestrato? Il padrone come si comporta con lui? Se questo cane ha queste reazioni, un motivo c'è, o un gatto, se ha queste reazioni, che comunque graffia chiunque, morde, eccetera, eccetera, dipende anche da come il padrone li addestra o li tratta, come il padrone si comporta anche nei loro confronti. Quindi queste persone comunque trattano bene i loro animali, ci parlano, eccetera, eccetera. Gli animali capiscono tutto. Loro capiscono. Quindi qualsiasi cosa tu gli dici, loro capiscono, co vedono come ti comporti con loro, loro capiscono cosa provi per loro, cosa. E di conseguenza loro ovviamente rispondono a tono, diciamo così. Io, boh, poi io la penso così, però sì, lui capisce tutto, secondo me. Mi manca solo la parola in certi momenti. Veramente, a qualsiasi animale manca solo la parola per poter esprimere quello che provano, però a modo loro lo fanno e a modo loro capiscono quello che noi vogliamo trasmettergli o comunque dirgli. Ok, ragazzi, le domande erano finite, erano solo 10, il video è finito, vorrei riprendere l'animale per farvelo salutare, aspettate un attimo che lo ripiglio. Ok, siamo ai saluti finali. Da Spiccicalle e da Pallino è tutto. Vi auguriamo una buona giornata. Ciao, saluta. Ciao a tutti. Io sono un rincoglionito che si fa sempre la bua. Che si fa sempre fare la bua. Però alla fine l'ho sempre vinta io perché mi becco tante coccole. Mi becco tante coccole e tanta pappa buona. Ok, dopo un momento di scherzo, vedete, è qui che si è fatto la bua. Girati, fa vedere. Vedete lì. Lì, 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 lì. Ale.
un gatto l'ha morso lì. Un gatto l'ha morso lì e quindi lui si ribecca l'imbuto. Si dice, tanto martedì me lo tiro via. Non è più dell'idea, sta brontolando. Quindi ciao a tutti, saluta. Ciao 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 ciao. Buona giornata a tutti quanti.